faccio il salmone all'arancia. È una ricetta che ho trovato tempo fa su internet. Se ritrovo quella pagina, visto che mi ero segnata gli ingredienti su un fogliettino, l'ho fatta già 2 o 3 volte e mi piace molto, soltanto che non vado ogni volta a rivedere sul sito. Se ritrovo il sito, ve lo metto nell'info box. In ogni caso, di che cosa abbiamo bisogno? Ho bisogno del salmone, chiaramente. Allora, non vi dico le quantità perché ognuno mangia le quantità che ha previsto nella dieta. Ad esempio, però, io ho 140 grammi di salmone, che sarà una fetta tipo questa. Comunque, è una bella fetta. Io farò tutta quanta questa confezione, più un pezzettino di una confezione che mi era rimasta l'altra volta, perché non cucino solo per me, cucino anche per la mia famiglia. Comunque, il salmone, il cipollotto. Allora, voi potete usarne uno grosso per una porzione sola. Io le farò tutti quanti perché, vi ho detto, non cucino solo per me. Il succo e la scorza di un arancio, bello grosso. Se fate una sola porzione, basta anche metà arancio. Il succo e la scorza di un limoncino piccolino oppure di mezzo limone, questo qui è proprio piccolo, lo utilizzerò tutto. Allora, io metto un cucchiaio di miele. Ho preso questo apposta perché la confezione è più facilmente dosabile e così non mi sporco tutta. Comunque, io metterò un cucchiaio intero per tutta la mia famiglia. Voi per una sola porzione potete mettere un cucchiaino che va più che bene. Chiaramente, se non volete mettere il miele, potete risparmiarvelo, non c'è problema. E infine, anche questo opzionale, io lo metterò, un pizzico di zenzero. Se non vi piace il sapore dello zenzero, che è comunque abbastanza particolare, potete evitarlo, non c'è problema. Per prima cosa mi occupo dei cipollotti. Come faccio? Allora, innanzitutto li pulisco, quindi tolgo la parte più esterna, poi tolgo la foglia, vedete? La foglia più esterna e tengo soltanto, to tutta la parte bianca. Tutta la parte bianca e un pezzettino di questa verde e poi li vado a lavare. E faccio così per tutti quanti i miei cipollotti. Se voi fate soltanto una porzione potete utilizzarne, ve l'ho detto, uno grosso oppure due, insomma. Poi dipende dai gusti, se vi piace molto la cipolla, abbondate. A me ad esempio è un sapore che piace, quindi non mi dà fastidio. Dopo averli lavati, li faccio a fettine, a rondelle. Abbastanza sottili. Arrivata a questo punto, con una bella mezzaluna faccio a pezzettini le rondelle. Ecco, alcuni di voi mi chiedono perché non mi riprendo durante le ricette. Perché ad esempio io quando taglio la cipolla piango, ma piango tanto. A parte che sono inguardabile. Tutta struccata e spettinata, e poi mentre taglio i cipollotti io piango sempre, lo scalogno per me è una tragedia. Ecco perché. Ho letto da una parte che se affetti la cipolla mentre la cipolla è immersa in un contenitore d'acqua non piangi. Ci ho provato, ma è scomodissimo, quindi ogni volta piango, lacrima persino nel naso. Non è il caso che io sia truccata e non è il caso che voi mi vediate in queste condizioni, quindi ora la smetto subito e continuo la ricetta. Dopo aver affettato i cipollotti passo a curarmi degli agrumi. Quindi prendo l'arancia e per prima cosa in una ciotolina grattugio la scorza. Se avete una grattugia più indicata è meglio. Chiaramente ogni volta che prendiamo la scorza cerchiamo di prendere soltanto la parte colorata e lasciare il bianco che è più amaro lì dov'è. Vabbè, questo già lo sapevate, cioè bisogna che ve lo dica io. Comunque, ecco la scorza dell'arancio. Grattugio già che ci sono anche quella del limone. Se a voi non piace uno dei due frutti, potete totalmente evitarlo. E dedicarvi soltanto all'altro, nel senso, se a voi non piace il limone, non ce lo mettete e mettete soltanto la scorza dell'arancio e viceversa.
Dopo aver grattugiato la scorza, passo a spremere sia l'arancio che il limone. Quindi, vabbè, chiaramente li taglio in due. Questo limoncino è proprio piccolino, vedete? Vicino all'arancia si nota ancora di più. Li spremerò nella stessa ciotola in cui ho messo le due scorze. Cominciamo con l'arancia. Ora spremo anche il limone. O il mezzo limone, se avete un limone che sia normale di dimensioni. Quindi a questo punto ho da una parte i cipollotti tritati e dall'altra il succo d'arancio, il succo di limone, scorza d'arancio e scorza di limone. A questo punto posso spostarmi dove non vedrete praticamente nulla, cioè in cucina. Perché sì, per ora sto affettando cipolle nella mia camera da letto, perché c'è il sole. Sono pazza. Per prima cosa prendiamo una bella pentola antiaderente e senza olio, senza niente, ci mettiamo i pezzi di salmone. Ad esempio, questa è la mia porzione che vi ho già detto essere 140 grammi, questi sono altri 140 grammi per intenderci. Gli altri in realtà non sono pesati perché mio padre, mia sorella e il mio ragazzo non sono a dieta. Non metto l'olio, ma se non siete a dieta potete metterlo, anzi, nella ricetta originaria ci sarebbe l'olio. Accendo il fuoco abbastanza dolcemente e li faccio scottare prima dal lato della pelle. Infatti, vedete che da questa parte c'è la pelle, in modo che poi sia possibile levarla facilmente, vi farò vedere come. Quindi, fuoco basso, aspettiamo 3 minuti, non di più, tipo questa ora dovrebbe staccarsi. Accendi? Sto già andando. Man mano che si cuoce. Ma che figata. Tac, una. Tra le regie. Si vede? Una volta che l'avete scottata e togliere la pelle dovrebbe essere proprio semplice, basta prenderla e tirarla via. Questa non si è ancora scottata, ad esempio, mettiamo qua. Molto finemente con le mani. Che figata, scusami. Sono veramente emozionata da questa tecnica. Guarda qui come va via. Senti. No, perché sennò ci metti 2 ore a togliere la pelle. E le fate cuocere una volta che avete tolto la pelle fino a quando non sono cotti almeno all'esterno, non è importante che siano totalmente cotti. Comunque la fiamma è abbastanza bassa, non devono bruciarsi. Da notare che questo liquidino, il grasso del pesce, non ho aggiunto l'olio, quindi non c'è bisogno di aggiungerlo. Abbasso il fuoco, ora che sono scottati da entrambi i lati, e aggiungo il cipollotto. Se notate, c'è una parte in cui è chiara, una parte in cui è scura, perché io al cipollotto, secondo me, non era sufficiente. Ho aggiunto anche una parte di scalogno, quindi nel mio caso vedrete che sono di due colori, non so se si vede dalla telecamera, però ecco. E aggiungo anche un goccino d'acqua in modo che la cipolla e lo scalogno abbiano la possibilità di ammorbidirsi. A me piace molto abbondante, eh? Vedete che è molto abbondante, cioè la parte che mi piace di più è la cipollina con il pesce, quindi per questo i 3 cipollotti sono più che sufficiente. Se notate, i nostri amici si sono moltiplicati, nel senso che questi 3 pezzetti più sottili sono nuovi perché abbiamo un ospite a cena e quindi abbiamo dovuto raddoppiare le dosi. Comunque, aggiungiamo il sale a tutti quanti, perché non li abbiamo ancora salati, quindi un po' di sale. Ok, aggiungo un attimo. Un po' di pepe, se vi piace, opzionale, a me piace, lo sapete già. Non troppo. E
Ora aggiungiamo il succo d'arancia, succo di limone, scorza d'arancia, scorza di limone che avevamo preparato prima. Che sfiga questo qui. Ma sì, non posso proprio. Dai, anche tu, amico. Prendi sul cucchiaio. Vabbè, a parte che... E aspettiamo che si riduca tutto questo liquido ad una salsina un po' più densa. Succederà, ve lo prometto. Vedete, è cominciata ad addensarsi la cremina qui. A questo punto, sono passati anche un bel 10 minuti, A questo punto un pochino di zenzero in polvere. Se vi piace, se no niente. Ecco qua. Che fa un po' Natale. Almeno per me fa un po' Natale. E infine il miele. Allora, il mio pezzo è questo qui, quindi io sul mio ci metto il mio cucchiaino scarso. Ok. E lo vado a girare e la seconda parte di cucchiaino si vede. No, però credo vada anche lì. Per gli altri vado un pochettino ad occhio e ne metto un po', tanto comunque loro non sono a dieta, quindi non credo che si lamenteranno. Faccio un giretto di miele così. Si è visto? Non lo so, stavo godendo. Un minuto ancora, giusto per scaldarlo, però vedete si è tutto ridotto, il sughetto, ed è pronto.